Grande partecipazione di pubblico ieri sera al Florian Space di Pescara per la prima serata nell'ambito del Kaleido Festival, che ha visto protagoniste Roberta Giallo in concerto e Gloria Riggio con la poesia performativa. L'evento culturale, giunto alla terza edizione, si protrarrà, lo ricordiamo, sino a domani, domenica 14 aprile. Come è nato questo sodalizio con Miriam? È nato in realtà al Florian, proprio qui, perché la prima volta che ho conosciuto Miriam era esattamente qui che suonava la chitarra e poi da lì abbiamo cominciato a chiacchierare, a scambiarci idee, di solito di fronte a una birra, e da quel momento in realtà non ci siamo più fermate, ecco. Kaleido Festival propone appuntamenti insoliti di poesia performativa e cantautorato e nasce dall'incontro tra le operatrici culturali Chiara Isabella Sanvitale e Miriam Ricordi. No, la verità è che due anni fa, era dal 2021, no? Quindi ormai sono... non so fare mezzo. I conti, raga, ho un problema col tempo che due passa. Due e mezzo, quasi tre. No, in realtà è che due anni e mezzo fa ho scoperto il Florian Space e mi sono vergognata tantissimo perché io sono nata a Pescara, è vero che sono andata a spasso parecchio, però l'ho scoperto solo due anni fa, ma sono rimasta folgorata da questo posto sensazionale dall'attività che portava. Io sono arrivata, una cosa del genere l'ho vista solo a Berlino. Le due giovani direttrici artistiche che hanno iniziato a collaborare nel 2022 hanno sottolineato che Kaleido Festival è frutto dell'esigenza di indagare, di dare nuove forme, vesti e colori al concetto di cantautorato, ma anche della volontà di dare vita ad uno spazio in cui le parole e la musica si fondono e si mescolano. Spendiamo due parole sui prossimi due appuntamenti. I prossimi due appuntamenti vedranno come poetesse performative Viola Fronterre, che viene dall'ambito romano, e Danna, che ha un collettivo di poesia performativa a Firenze, ma ha vissuto anche a Berlino, eccetera. Mentre invece sul palco della musica avremo Miriam Ricordi in concerto in band, col suo rock strabordante, e l'ultima sera chiuderemo in bellezza, anche se cominciamo prima alle 18.30, con Kyoto. Vuoi dire due parole su Kyoto? Oh, Kyoto è un artista barese che porta in scena un'elettronica a tratti quasi spinta verso venature techno con tastiera in italiano.